Allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento sul tema del merito. Come ho già avuto modo di spiegare nei precedenti appuntamenti, il Collegio Ghislieri, alla fine dell'anno accademico, ha immaginato un libro bianco sul merito, un luogo dove esperti, studiosi, esponenti della società civile possano confrontarsi, proporre la loro visione su un tema che, mi ripeto, l'ho già detto in altre occasioni, è diventato un po' una umbrella word, il merito, da utilizzare a volte a proposito, a volte a sproposito. Il Collegio Ghislieri, che si fregia del titolo di Collegio di Merito, intende aprire una riflessione su questo tema e per farlo questa sera ha invitato il professor Mario De Caro e il dottor Giulio Fornaroli. Comincio a presentare il professor Mario De Caro, che è professore ordinario di filosofia morale presso l'Università di Roma Tre, ha un curriculum estremamente ricco, è visiting professor presso la Tufts University e durante la sua formazione ha passato un lungo periodo all'MIT ed è stato Fulbright Fellow alla Harvard University. Naturalmente, come dire, la sua pagina dedicata alle pubblicazioni è ricchissima. Cito le ultime tre monografie. Biografie convergenti, 20 ircocervi filosofici, pubblicato nel 2015 presso l'editore Mimesis, Mente morale, Lewis University Press del 2016, e infine l'ultimo, Realtà, pubblicato per i tipi di Bollati Boranghieri nel 2020. È stato presidente della Società Italiana di Filosofia Analitica e è persona anche conosciuta per aver condotto il programma televisivo Rai Zettel, Filosofia in Movimento. Ma perdonatemi, non posso non citare il fatto per cui penso molti di noi lo invidieranno molto. È stato chiamato anche un asteroide, l'asteroide 5329 De Caro, in suo onore, a nome suo. Giulio Fornaroli, invece, non può ancora vantare un asteroide, a suo nome. Speriamo, semmai gli verrà dedicato, che non sia l'asteroide che colpirà la Terra, come dire, compagno di quello che fece scomparire i dinosauri qualche anno fa, però nel suo curriculum conta, oltre a una laurea a Pavia, i suoi relatori sono stati il professor Carter e la professoressa Ceva, un PhD alla UCL School of Public Policy di Londra e attualmente è ricercatore postdoc alla Universidad Nacional Autónoma del Messico. Spero che la mia pronuncia dello spagnolo non sia troppo, come dire, terrificante, dove svolge attività di ricerca che sono, come dire, su tre settori convergenti: la filosofia morale, la filosofia politica e una legal philosophy, direi. L'intervento di questa sera sarà strutturato in due parti, Mario De Caro prima e poi Giulio Fornaroli, che non sarà propriamente suo discussant, ma porterà ulteriori temi rispetto a quelli che sentiremo oggi e che abbiamo sentito nei giorni scorsi. Vi lascio la parola ai due relatori e ringrazio tutti quanti per l'attenzione. Grazie molte, grazie per l'invito, mi fa piacere. Ogni tanto sono venuto al Ghislieri per convegni, eccetera, ho dormito lì e vi ho invitato molto, invidiato molto. Allora, io parlerò in particolare della discussione sul tema del merito dal punto di vista delle discussioni sul libero arbitrio, che sembra essere un po' condizione di possibilità
del merito. Per fare questo dovrei condividere lo schermo, vediamo se funziona, e vi faccio una breve presentazione PowerPoint. Allora, ok, allora, in particolare vorrei guardare la questione della pena, perché ovviamente il merito è cruciale nel nostro, in tutti i sistemi penali, o nella maggior parte dei sistemi penali, per cui, secondo i quali, appunto, qualcuno deve meritare la pena, perché questa pena sia giusta. Però, naturalmente, il merito ha anche un'accezione positiva. Qualcuno può meritare il premio Nobel, o magari lo ottiene, qualcuno dice non se lo meritava. Quindi ha anche un'accezione positiva. Io adesso declino la discussione dal punto di vista del merito negativo, il meritare una pena, e però appunto si potrebbe fare un discorso analogo e anzi poi lo faremo sul merito positivo. Dunque, vi chiedo, secondo voi, quali sono le ragioni per cui si può punire qualcuno? Immaginiamo una situazione, un'isola deserta in cui c'è una piccola comunità, uno stato indipendente nel Pacifico, in cui tutti vivono, sono ragionevolmente sereni, vivono una vita felice nella misura del possibile, tutti si comportano moralmente, sono rispettosi gli uni degli altri, ragionevoli, ogni volta che sta per insorgere un conflitto, un potenziale conflitto, si scioglie la tensione con appunto la buona volontà e il rispetto reciproco. Ragione principale di questa situazione è un vecchio saggio che è un po' l'ispiratore del clima morale dell'isola, e con i suoi consigli, il suo carisma, proprio la sua moralità superiore è il faro morale dell'isola. Quindi tutti sono felici meno una persona che è l'unico poliziotto dell'isola che si annoia tantissimo perché non c'è azione. Un giorno che si annoia particolarmente, il nostro poliziotto va a guardare un vecchio contenitore di un folder in cui c'è l'evidenza dell'unico caso criminale irrisolto nell'isola di 50 anni prima, in cui fu trovato un marinaio morto, ammazzato sulla spiaggia con una bottigliata in testa, e mai si capì chi era stato il colpevole. Allora sfoglia questo folder, il nostro poliziotto scopre anche un elemento che 50 anni fa non si poteva analizzare, ma oggi sì, cioè un capello. Il marinaio era calvo, però sul suo corpo fu trovato un capello. Allora tutto contento, il marinaio analizza con il suo kit intonso del DNA questo capello ed è molto sorpreso quando scopre che appartiene al vecchio saggio. Corre dal vecchio saggio e dice: vecchio saggio, ma come, tu non ci hai detto che eri sul luogo del delitto? Avresti potuto aiutare le indagini? Il vecchio saggio lo interrompe e dice: no, io veramente non solo ero sul luogo del delitto, io ho ucciso quel poveretto. Eravamo giovani, ubriachi, abbiamo litigato, non ricordo nemmeno perché, lui mi ha assalito, io mi sono difeso con una bottigliata, l'ho ucciso, ma da allora vivo nel pentimento e ho cercato di improntare la mia vita alla moralità. Però io sono colpevole e se questa comunità decide di punirmi, io sono favorevole. Naturalmente sono pronto a pagare il prezzo di che la società deciderà. Ora immaginiamo che questa sia una società di diritto comune, quindi il giudice deve decidere se punire o no questo reo confesso. Bene, e allora io chiedo a voi come votereste, se per punire o meno questo vecchio saggio, ripeto, persona santissima, e però ha commesso un reato 50 anni prima, dobbiamo punirlo, l'entità della pena non deve stabilire la giudice, la stabilirà una giuria dopo, deve solo decidere se punirlo o meno. Allora io chiedo a voi, non so se si può fare? Boh. Purtroppo no, perché come spiegavo sono chiusissimi i microfoni. Allora no, vabbè, allora ditemelo voi due come votereste? Voi due che non siete bloccati. Giulio. Io chiedo a Giulio. No. In realtà era meglio chiedere forse a te come non filosofo. Beh, come sarà evidente nella mia presentazione successiva. Dai, veloce. Io sono abbastanza come dire, influenzato o io no, lo condanni o no, sei un giudice, lo sei filosofo in questo momento. Sì.
Lo condanneresti. Sì. Ok. E vabbè, invece il nostro il ponere no, dello... allora io no, devo fare la voce il bastian contrario. Ecco, bene, questo è interessante. No, comunque, quando si vota generalmente si è spaccati a metà. Perché siamo spaccati a metà? Perché in verità non è che uno qualcuno ha ragione e qualcuno ha torto. Semplicemente, scusate che ho fatto qui, non mi si presentazione, ecco, non è che qualcuno ha ragione o qualcuno ha torto, sono due diverse intuizioni sulla ragione della pena, la giustificazione della pena. Queste sono le quattro ragioni principali che si possono offrire. Una è una ragione, la riabilitazione, cioè qualcuno va punito se, perché bisogna riabilitarlo, farne un cittadino degno di vivere nella comunità. Altri pensano no, va punito perché lo merita, la retribuzione. Altri dicono la deterrenza, no, va punito per dare un esempio agli altri possibili criminali che possano essere scoraggiati dal vedere appunto un criminale punito, e altri che dicono la società si deve proteggere dai criminali, quindi bisogna punirlo. Bene, una di queste quattro giustificazioni è profondamente diversa dalle altre, e questa è proprio la retribuzione. La retribuzione è quella che fa proprio leva sull'idea di merito. È una concezione, quella della retribuzione, deontologica, cioè è un dovere punire qualcuno che ha infranto la legge. La legge è stata infranta e va rimessa, come dire, in equilibrio. Ed è Kant, per esempio, aveva una concezione del genere. Il punto fondamentale è che bisogna punire qualcuno perché è giusto farlo e non bisogna guardare le conseguenze della pena. Va punito qualunque siano le conseguenze della pena. È una concezione che gli anglosassoni chiamano backward looking, cioè guardi all'indietro, perché conta quello che è stato fatto nel passato. Questa è una concezione. Le altre sono tutte concezioni utilitaristiche, cioè guardano al futuro, sono forward looking, in particolare alla loro utilità. Cioè una pena va applicata se è utile, se serve a riabilitare qualcuno, se serve a scoraggiare deterrenza altri possibili criminali, o se serve a proteggere la società dagli individui pericolosi. Chi probabilmente, se qualcuno di voi ha detto, chi appunto come il nostro chair ha detto che era giusto, ingiusto punire, che non andava punito, il vecchio saggio pensava il fatto che fosse inutile punirlo. E invece chi, come Giulio, ha detto che il vecchio saggio andava punito, pensava più a una concezione retributiva. Sono due concezioni diverse che convivono, per esempio, nel nostro codice e in molti altri. Bene, però è successo qualcosa negli ultimi decenni. Guardate questa citazione. At this time the law deals firmly but mercifully with individuals whose behavior is obviously the product of forces that are ultimately beyond their control. Cioè, oggi la legge è ferma, ma misericordiosa, compassionevole con gli individui che non controllano ciò che fanno. E che perché? Perché sono individui malati, quindi non vengono puniti, vengono contenuti e magari curati. D'accordo? Accade con le persone con gravi che non hanno la capacità di intendere e di volere, sostanzialmente. Someday the law may treat all convicted criminals this way, that is humanly. Cioè un giorno la legge tratterà tutti i criminali in questo modo, e quindi umanamente, perché tutti verranno giudicati come il prodotto di forze al di là del loro controllo. E questa è una posizione, gli autori di questa, dell'articolo dove appare questa frase sono due famosi studiosi, Green e Cohen, e questi sono altri importantissimi filosofi e scienziati, per esempio Michael Gazzanica è quello che ha studiato i famosi split brain. E tutti questi ritengono che noi non possiamo più utilizzare nozioni come responsabilità, colpa o merito, perché appunto reggono tutti sull'idea di libero arbitrio, e questa idea ormai è dimostrata fallace, illusoria. Questa è l'idea. Vediamo perché. Qui non riusciamo, io non vedo più. Ok, quindi loro vogliono una nuova teoria della pena, poi vediamo qual è la loro organizzazione, la loro giustificazione per questa nuova teoria della pena. Però il loro argomento è questo: il libero arbitrio è un'illusione. Sono dunque anche illusioni anche le idee di responsabilità, merito, colpa, che presuppongono la realtà del libero arbitrio e che sono a loro volta fondamento della concezione retributivistica, cioè quella che dice bisogna punire chi merita di essere punito. Terzo punto, terzo passo della loro argomentazione, il retributivismo è dunque crollato, e ora di ripensare la teoria della pena in senso meramente utilitaristico. E questo è un grande passo in avanti per la civiltà umana, sarà un grande passo in avanti perché saremo molto più umani. Bene, io non penso
primo, che una teoria puramente utilitaristica sia un grande passo in avanti per la civiltà umana, e dirò questa cosa, ma penso anche che non sia vero, la premessa uno, non sia vero che il libero arbitrio sia un'illusione e che ciò sia stato dimostrato dalla scienza. D'accordo? Adesso argomenterò queste due tesi. Questo è un esperimento pubblicato su Nature Neuroscience pochi anni fa, che riprende una tradizione importante, gli famosi esperimenti di Libet, che è stato usato da molti scienziati e filosofi per dire, guardate, il libero arbitrio non esiste. Vediamo di che si tratta. Anzitutto il titolo, Unconscious Determinants of Free Decisions in the Human Brain, cioè l'idea che nel cervello umano ci siano delle determinanti inconsce, dei fattori determinanti inconsci di quelle che noi chiamiamo decisioni libere. L'inconscio di cui si parla qui non è l'inconscio dinamico di Freud, questo è l'inconscio cognitivo, cioè stati neurali. Le nostre decisioni libere sono determinate da stati neurali. Leggiamo neurali. C'è stata una lunga, questo è l'abstract, c'è stata una lunga controversia su questo punto, se le decisioni soggettivamente libere siano determinate dalle attività cerebrali in anticipo. Notate soggettivamente libere tra virgolette. Il punto dell'articolo è che le decisioni soggettivamente libere non lo sono oggettivamente, perché la libertà è un'illusione. E poi dopo abbiamo trovato che il risultato di una decisione può essere codificato nell'attività cerebrale della corteccia prefrontale e parietale fino a 10 secondi prima che entri nella consapevolezza. E poi altre cose tecniche. Cioè qual è l'idea? Che io prima, 10 secondi prima di ciò che sceglierò, lo scienziato sa già quello che farò, facendo una risonanza magnetica funzionale. Funziona così, i soggetti a cui appunto si fa una risonanza magnetica funzionale, si leggiamo qua, ai soggetti si richiede di rilassarsi mentre fissano il centro di uno schermo con una serie di lettere che scorrono veloci. Questo è l'orologio praticamente, cioè c'è una lettera che cambia ogni tot decimi di secondo e quello è il momento, dobbiamo fissare lo schermo è capire qual è la lettera che c'è quando prendiamo la nostra decisione. Qual è la decisione? A un certo punto, quando sentiamo l'impulso a farlo, i soggetti sentivano l'impulso a farlo, i soggetti dovevano decidere liberamente tra uno dei due bottoni che avevano davanti e decidere se premerlo con l'indice destro o sinistro, d'accordo? Per 50 volte. Per 50 volte i soggetti devono decidere se premere destra o sinistra. Quando sentono l'impulso a farlo, guardano che lettera c'è sullo schermo. Questo è il risultato sperimentale. Bene, i soggetti decidono, per esempio, ok, ho deciso di premere destra, premo destra, e 10 secondi prima, 10 secondi, lo scienziato già sapeva cosa premere. È una situazione abbastanza impressionante, no? 10 secondi prima della scelta che ci sembra libera, lo scienziato sa già cosa faremo. Allora, conclusione di molti autori, questo dimostra che il libero arbitrio non esiste. È stato dibattutissimo questo articolo e mi ricordo che quando uscì fu intervistato da Radio 3 Scienza insieme a un neuroscienziato pazzo che subito disse ma che c'è il filosofo ormai, che senso ha, si è dimostrato che non c'è il libero arbitrio, che stiamo facendo eccetera eccetera. Quindi ancora oggi c'è chi dice che questo articolo citato decine di migliaia di volte sia risolutivo. Io non lo credo. Allora, quali sono quindi la tesi che qui emerge? Se si usa questo articolo contro l'idea di libero arbitrio. Le nostre decisioni, anche quelle che noi consideriamo libere, sono in realtà determinate. Dunque noi non siamo liberi, conseguentemente noi non siamo nemmeno responsabili, perché il libero arbitrio è appunto condizione di possibilità della responsabilità e anche del merito, per esempio il merito di essere puniti o premiati, d'accordo? Tu sei premiato se hai fatto una cosa intenzionalmente con il libero arbitrio, non se ti è capitata senza che tu potessi fare niente, d'accordo? Quindi questa è la prima sfida. C'è una seconda sfida che invece che dalle neuroscienze, la sfida al libero arbitrio, che invece che dalle neuroscienze viene dalle scienze cognitive, in particolare dalla psicologia sociale. Il famoso esperimento di Milgram è un esempio in questo senso, adesso non ho tempo di diffondermi. L'esperimento di Nisbet e di Wilson è molto semplice, vi dico di che si tratta. Semplicemente Nisbet e Wilson sono due famosi psicologi sociali che si piazzarono fuori da un negozio, misero uno stand con quattro collan da donna neri e a chi passava chiedevano qual è il più pregiato tra questi quattro collan e la gente diceva qual era e loro chiedevano perché e questi davano le spiegazioni. Più del 90% dei soggetti scelse il
il collan sul paio di collan sulla loro destra, sulla destra di chi sceglieva. E la spiegazione era trasparente, si vede la trasparenza, il colore, il tessuto, eccetera, eccetera. I quattro collan erano identici. La verità probabilmente è che il 90% dei soggetti, essendo d'estrimane, aveva un inconscio bias cognitivo, pregiudizio, insomma, a favore della parte destra del corpo. D'accordo? Questa era la vera spiegazione. Tutte le altre erano confabulazioni, cioè la gente diceva sì, l'ho scelto perché mi sembra più trasparente, più il colore, il tessuto. No, sono identici. Qual è l'idea? È che si inventavano una spiegazione per razionalizzare ciò che avevano fatto, ma non sapevano la scelta che avevano fatto, ma non sapevano che scelta, perché avevano fatto quella scelta. Altro esempio, ancora più impressionante, questo è un gruppo di Lund, di psicologi, Peter Johansson è il capo di questo gruppo. L'esperimento funziona così: a un soggetto si fanno vedere coppie di fotografie di persone della stessa età, ma dello stesso sesso, della stessa età, ma non, vedete, non sono diverse, no? E la persona deve scegliere. Allora, mettiamo che, vedete, qui questo sceglie questa. Allora lo sperimentatore abbassa le carte e gli passa la carta e dice perché l'hai scelta. Però, diciamo, su 10 volte, invece di passargli la calza giusta, con un trucco gli passa la carta sbagliata. Quasi nessuno se ne accorge. E questo è già un punto interessante, il nostro livello di attenzione è basso. Ma non è questa la cosa più interessante. È che quando chiedono alle persone perché abbiano scelto quella carta, le persone rispondono esattamente con lo stesso tipo di reazione, sia che l'abbiano scelta veramente, sia che non l'abbiano scelta veramente, anche se non l'hanno scelta. Per esempio, in questo caso, questo dice, ha scelto questa carta, gli danno questa, gli dico perché l'hai scelta? Ah, l'ho scelta perché mi piacciono gli orecchini. Beh, ti piaceranno pure gli orecchini, però tu qui avevi scelto quella senza orecchini. Cioè, l'idea qual è? Che i soggetti si costruiscono una spiegazione a posteriori delle scelte che hanno fatto, ma senza sapere assolutamente perché le hanno fatte. E notate il tipo di scelta, hanno fatto gli esperimenti, hanno guardato lo sguardo, hanno controllato l'attività cerebrale, è esattamente la stessa nei due casi, che abbiano che commentino la carta che hanno effettivamente scelto oppure quella che non hanno scelto, la reazione è esattamente la stessa. Allora i teorici dello Choice Blindness Group hanno detto, beh ragazzi, questo dimostra che in verità noi non sappiamo mai perché scegliamo ciò che scegliamo. Lo facciamo sempre per ragioni che non conosciamo e poi sostanzialmente ci inventiamo a posteriori una razionalizzazione delle nostre scelte. Questo processo si chiama confabulazione. La confabulazione è quando il soggetto, riflettendo su ciò che è accaduto e sulle scelte che ha fatto, cerca di razionalizzarle per far vedere a se stesso e agli altri che ne è stato l'autore. Allora questi dicono, guardate che non è mai vero, quindi l'idea di... c'è un famoso articolo, un famoso libro di uno studioso di Harvard, Daniel Wegener, che si chiama The Illusion of Conscious Will. L'idea che ci sia una volontà cosciente che agisce causalmente sul mondo è sbagliata. La mente, come dicono i filosofi, è epifenomenica, la mente cosciente. La mente cosciente non causa niente nel mondo. La mente cosciente, i desideri, le credenze, le speranze, le paure, sono tutte gli stati mentali che postuliamo a posteriori per spiegare quello che abbiamo fatto. Ma quello che abbiamo fatto non lo sappiamo mai perché l'abbiamo fatto. Questa è la teoria. Bene, qui la sfida è diversa da quella di prima. Non è solo che le nostre scelte sono determinate, ma che noi prendiamo le nostre decisioni per motivi radicalmente inconsci. Invece prima il motivo poteva essere conscio, io potevo decidere di premere il tasto destro. Il problema è che questa decisione era determinata. Qui no, non so perché decido di fare le cose. Gli stati coscienti che noi crediamo siano le cause delle nostre decisioni sono solo il prodotto di razionalizzazioni a posteriori, continuano questi teorici di questo paradigma. Gli stati mentali coscienti sono causalmente inerti. Le nostre desideri, la nostra volontà, le nostre intenzioni non causano niente. Noi agiamo sempre per fattori inconsci. Dunque noi non siamo liberi. E di nuovo, se non siamo liberi, non siamo responsabili, il merito non ha un fondamento, non è giustificato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non siamo responsabili, appunto. Bene, queste sono le due sfide. E che fare? Bene, secondo me queste due sfide anzitutto sono di diverso valore e poi nessuna delle due è conclusiva. La prima, voglio farvi vedere, prima di farvi vedere perché queste due sfide sono sbagliate, vi voglio far vedere brevemente l'altra cosa che vi ho accennato, cioè l'idea che un mondo in cui noi non avessimo
la possibilità di punire le persone per il merito non sarebbe migliore. E questo dipende dal fatto che l'idea di retribuzione include due concetti, è composto da due elementi. Uno è la retribuzione positiva, cioè l'idea che tutti i colpevoli devono essere puniti e l'entità della pena non deve essere inferiore alla gravità del reato. Per esempio, il vecchio saggio va punito, punto, come ha detto Giulio. Questa è la concezione positiva della retribuzione. Questa era Robespierre che appunto insisteva molto su questo aspetto. Poi però c'è la concezione negativa che dice che solo i colpevoli devono essere puniti e l'entità della pena non deve essere superiore alla gravità del reato. Questi sono Sacco e Vanzetti puniti per un'accusa che poi si è dimostrata sostanzialmente falsa. Però notate, e questo è il punto fondamentale, e loro erano innocenti, ma la loro condanna forse è stata socialmente utile perché ha messo, ha calmato le acque che erano a Boston, c'era un feroce movimento contro gli immigrati italiani e contro gli anarchici, quindi loro incarnavano l'obiettivo ideale, quindi punirli fu un modo di sedare gli animi, quindi potrebbe essere considerato positivo dal punto di vista della concezione utilitaristica. Che vuol dire questo? Vuol dire che se noi abbandoniamo, io credo che si possa abbandonare la retribuzione positiva, non è vero che tutti i colpevoli devono essere puniti, tanto per dire, nel nostro codice esiste l'istituto della prescrizione della pena, dopo un po' qualcuno che ha rubato un'oliva 50 anni fa non lo punisci più, d'accordo? O addirittura chi commette un omicidio, soltanto reati gravissimi come la strage o il genocidio possono essere puniti per sempre. Quindi noi abbiamo l'idea che ci siano dei limiti alla possibilità di punire, ma soprattutto non può essere soltanto l'utilità sociale a determinare chi e come va punito. Questo è il primo caso, è tratto dal famoso film di Stanley Kubrick, Orizzonti di Gloria, Paths of Glory, grande film che racconta una storia vera, cioè una storia di un caso di decimazione sul fronte francese. Cioè a un certo punto un generale pazzo ambiziosissimo ordina un attacco suicida e dopo un po' che venivano uccisi come mosche i soldati tornano indietro. Allora lui per vendicarsi ordina una decimazione, considerando l'intero battaglione responsabile di vigliaccheria. Questo è un tipico caso di capro espiatorio e l'avvocato difensore Kirk Douglas dice: ma come potete condannarli? Questi sono innocenti, alcuni sono anche degli eroi in casi precedenti. Loro dicono: ma qua non c'entra niente il merito, mica puniamo perché se lo meritano, puniamo per dare un esempio per gli altri. Cioè loro stanno dicendo: dobbiamo punire perché è utile punire. Guardate che nella Prima Guerra Mondiale le potenze, gli eserciti che hanno applicato la decimazione sono stati gli inglesi, i francesi e gli italiani che l'hanno fatta in enorme quantità, mentre gli eserciti degli stati centrali, Austria e Germania, non l'hanno applicata perché avevano una concezione deontologica dell'etica. Tu non puoi fare qualcosa a qualcuno che non lo merita. Cioè lì aveva agito Kant. E quindi quelli non lo facevano, condannavano solo i soldati che secondo loro meritavano di essere puniti. Quindi questo fu fatto soltanto dalle potenze vincitrici. E quindi possiamo anche ammettere che forse che sia stato utile, che sia stata una delle cause per cui poi le Francia, Inghilterra e Italia hanno vinto, perché disperati i soldati combattevano alla morte, tanto se no potevano essere comunque fucilati. E questo è un altro caso, pene spropositate. Questa è in Louisiana, queste donne vanno a spaccare pietre di cui non importa niente a nessuno per 8 ore sotto al sole cocente, perché questo è un ottimo esempio per altri potenziali criminali. Di nuovo, se non si ha la retribuzione negativa, cioè se non si ha l'idea che bisogna dare delle pene a chi le merita nella misura in cui qualcuno le merita e ci si lascia solo la possibilità di usare pene in quanto utili, possiamo finire con queste due cose, capro espiatorio e pene spropositate. Qual è l'idea? L'idea è che se abbandonassimo libero arbitrio e conseguentemente responsabilità, merito e retribuzione, finiremmo in questo tipo di giustizia che a me non pare affatto giusta. Però, dicevo, questo è Hart, il più grande giurista dello scorso secolo, tipica faccia da giurista di Oxford, che infatti ha una concezione del genere. Cioè lui dice: guardate che io sono d'accordo, la pena va giustificata utilitaristicamente. Cioè io dico, credo che si debbano punire solo gli individui che è socialmente utile punire. Però, e quindi lui è contro la retribuzione positiva, non si può punire qualcuno solo perché lo merita, deve essere anche utile punirlo.
lui forse non avrebbe punito il vecchietto del nostro esempio, perché molto probabilmente è inutile punirlo, non ha vantaggi, anzi forse ha svantaggi, perché magari nella società questo potrebbe essere dare l'inizio a un cambiamento di regime morale, diciamo. E quindi lui è contro la retribuzione positiva, allo stesso tempo vuole la retribuzione negativa come vincolo fondamentale per la distribuzione delle pene. Quando i giudici irrogano le pene, devono tenere presente che possono punire solo chi lo merita. D'accordo? Non si deve mai punire chi non lo merita, nemmeno se ciò fosse socialmente utile. Quindi vedete, il merito qui è fondamentale, a garanzia degli accusati. Doppia limitazione dunque, da una parte si devono punire solo i soggetti che è utile punire, e qui il merito non c'entra, ma tra questi bisogna punire solo quelli che lo meritano, perché sono responsabili di un crimine, e quindi il merito rientra come limite alla possibilità di fare ingiustizia, d'accordo? È un limite fondamentale, questa è l'idea. Allora però noi vogliamo che il merito continui a essere considerato un aspetto cruciale delle teorie della giustizia, ma se è vero che non abbiamo il libero arbitrio, purtroppo lo dobbiamo abbandonare. Ma è vero che non abbiamo il libero arbitrio? In verità non è così. La risposta agli argomenti neuroscientifici è molto semplice. Innanzitutto quell'esperimento lì è molto interessante, ma semplicemente conferma in modo interessante, importante, un fatto già noto, cioè che nella vita mentale l'inconscio cognitivo gioca un ruolo molto più rilevante di quanto non abbia pensato la tradizione che inizia con Cartesio, cioè l'idea che la mente è trasparente al soggetto. Non è così, ne ha parlato Leibniz, ne ha parlato Nietzsche, ne ha parlato Freud, ma oggi le scienze cognitive ce lo confermano. Noi sappiamo della nostra mente molto meno di quanto pensiamo, ma non vuol dire che non sappiamo molto, non vuol dire che non siamo mai liberi, d'accordo? Perché questi sono i precursori di questa concezione, che appunto ci dice che l'inconscio gioca un ruolo fondamentale nella nostra vita mentale, ma non è un ruolo esclusivo. Vediamo, vi ricordate l'esperimento, no? Premere 50 volte tasto destro e sinistro guardando sullo schermo il momento in cui si decideva di premerlo. Bene, diciamo la verità, quell'esperimento riguarda una decisione libera? No. Perché guardate come, vi ricordate come si diceva, no? I soggetti sperimentali devono scegliere liberamente se premere il pulsante destro o quello sinistro quando avvertono un impulso in tal senso. Quando avverte l'impulso, quello è il momento della scelta. Questo almeno è presentato nel nostro esperimento, e tutti questi, quelli di questo tipo. Il motivo è semplice, che l'impulso è un momento subitaneo e quindi si può dire quello è il momento della scelta. Però purtroppo avvertire un impulso non è né condizione necessaria né condizione sufficiente di una scelta libera. Non è condizione necessaria, perché tante volte che io faccio una scelta libera non sento nessun impulso a farla. Quando mangio non è che giro i miei spaghetti, me li metto in bocca e sento un impulso, perché sarei come Frankenstein, no? Ci sono persone con delle patologie che fanno così, ma appunto patologie. E d'altra parte lì avvertire l'impulso non è neanche condizione sufficiente di una scelta libera, perché appunto capita che qualcuno avverta un impulso e non ci sia nessuna scelta libera in gioco. Per esempio, se io adesso avvertissi l'impulso a starnutire e starnutissi, non ci sarebbe stata nella catena di eventi nessuna scelta libera. Dunque avvertire un impulso e prendere una decisione libera sono due insiemi diversi, con al massimo una piccola sovrapposizione. Quindi quell'esperimento non parla veramente di decisioni libere, nonostante che quello che ne dicano i suoi fautori. Di più, non parla nemmeno di vere e proprie decisioni, perché la vera decisione, come dice la teoria dei giochi e delle decisioni appunto, è una scelta fatta in una situazione di incertezza, in cui il soggetto decide cosa fare mettendo in gerarchia le alternative possibili che ha di fronte in base alle proprie preferenze. Ma quali sono le preferenze che abbiamo per premere 50 volte tasto destro o sinistro? Nessuna, non ce ne importa nulla. Se la 37esima volta mi avessero chiesto perché hai premuto tasto destro, avrei detto che ne so, mica lo so, ho premuto, non mi interessa. Appunto, non è una vera decisione. Dunque, quello che sembrava essere il paradigma delle decisioni libere non riguarda né le decisioni libere né le decisioni genuine. Quindi non è un buon esperimento. E poi c'è questo non ve lo spiego, questo va solo troppo lungo. C'è tutta una concezione filosofica maggioritaria, vi dico solo alcune persone che l'hanno sostenuto: Locke, Hume, Leibniz, John Stuart Mill, oggi il famoso filosofo Dennett.
pensano tutti che in realtà il libero arbitrio sia compatibile con il determinismo. Non ho tempo di dire di più di questo, però anche se l'esperimento funzionasse bene e dimostrasse che queste sono vere scelte e che scelte libere sono determinate, ci paiono scelte libere e sono determinate, potrebbero essere ancora libere. Non ho tempo di spiegare questa concezione, ma un ulteriore ostacolo a chi dice che gli esperimenti di quel tipo dimostrano che il libero arbitrio non esiste. E questa era appunto l'idea, questa era John Nash, grande teorico della teoria delle decisioni, che ci dice che le decisioni sono scelte compiute in una situazione di incertezza in cui noi valutiamo le ragioni che abbiamo per preferire l'una o l'altra delle opzioni disponibili, e non ce ne sono per premere 50 volte i tasti. Quindi la famosa sfida che viene dalle neuroscienze non funziona rispetto al libero arbitrio. C'è però quella che viene dalla psicologia sociale, quella che dice che noi non sappiamo mai perché prendiamo le decisioni che prendiamo, perché le motivazioni sono inconsce e noi il nostro inconscio cognitivo non lo possiamo conoscere. Bene, anche questa in verità non funziona, anche se è più seria come sfida, secondo me, non funziona perché universalizza, generalizza in modo illecito. Cioè, tutti questi esperimenti qui riguardano situazioni molto specifiche, ma non riguardano i momenti in cui noi veramente ponderiamo. Per esempio, qualcuno che si iscrive a una certa università. Lì l'aspetto cosciente conta qualcosa. O pensate a qualcuno che si sposa, magari uno si sposa perché mira a sposarsi con una persona molto ricca e si sposa con quella persona. Il suo desiderio, che non è granché dal punto di vista morale, però un desiderio cosciente che certamente è causa della sua sposarsi con quella persona. D'accordo? È parte della causa sufficiente per cui lui si sposa con quella persona. Quindi i casi in cui si ragiona, si pondera, si sceglie con attenzione, non sono casi in cui i fattori coscienti non giocano un ruolo causale importante. Quelli sono casi in cui esercitiamo il libero arbitrio e portiamo la responsabilità di ciò che facciamo. Pensate per esempio a un omicidio premeditato, e quello uno organizza coscientemente tutto per causare quell'omicidio. E quindi è il caso più grave di omicidio, proprio perché lì il libero arbitrio è del tutto ovvio, ovviamente in gioco. Quindi non è vero che possiamo pensare oggi che il libero arbitrio non esiste, perché esiste in tutte le condizioni in cui noi pensiamo attentamente e ponderiamo. E guardate che questo è importante, è uno spazio molto più piccolo di quello che ci piacerebbe pensare, ma uno spazio importante oggi attaccato più che in passato. Per esempio pensate a tutti quanti i condizionamenti che ci vengono dai social media, dalla pubblicità subliminale. Dobbiamo difenderci sapendo che le persone usano questi condizionamenti inconsci per farci fare cose che noi magari non faremmo. Per esempio la pubblicità, i meccanismi più sottili della pubblicità. E c'è stato un premio Nobel lo scorso anno, Richard Thaler, che ha vinto il premio Nobel proprio giocando su questa idea, cioè che noi facciamo scelte, per esempio al supermercato, così senza nemmeno riflettere. Quello è vero, a meno che non ti fermi a riflettere bene, tu scegli per motivi inconsci, per esempio perché hai visto la pubblicità o perché il prodotto è all'altezza dello sguardo, dove si prendono più facilmente i prodotti per default. Allora Thaler ha detto, ma perché lì non ci mettiamo i prodotti più salutari? Così chi prende senza pensare almeno mangia bene. E ha vinto il premio Nobel con questa idea. Bene, conclusioni. Non c'è alcuna prova né scientifica né filosofica che il libero arbitrio non esiste. Anzi, non esista, ci mettiamo un bel congiuntivo, anche se è più limitato di quanto ci piacerebbe credere. Possiamo dunque continuare a temperare la concezione utilitaristica della pena, quella che dice che la pena deve essere socialmente utile, con il retributivismo negativo, quello che dice che non bisogna mai punire chi non lo merita. E questo è fondamentale per la nostra civiltà giuridica. Discorso analogo si può fare appunto per i premi, per lodare qualcuno, per dare i voti. Se non è che io, il professore che dà 30, pensa che quella persona se lo meriti, altrimenti la nostra attività sarebbe molto più vuota, d'accordo? Il concetto di merito dunque può continuare a giocare un ruolo importante nelle nostre vite, e con ciò sia cosa che vi ringrazio. Molte grazie a Mario De Caro, do subito la parola a Giulio Fornaroli, la discussione si svolgerà alla fine per entrambe le relazioni. Grazie ancora molte. Prego Giulio. Ringrazio anch'io per l'invito e grazie Mario per questa bellissima presentazione. Condivido lo schermo, se è possibile, sì? Ok, perfetto. Allora, scusate.
Perfetto. Allora io partirei proprio dalle conclusioni di Mario De Caro. No? Mario De Caro ci ha illustrato come sia possibile valutare, come la valutazione del merito non sia in contrasto necessariamente con quello che sappiamo per ora di come funziona il cervello umano e di come avvengono le decisioni. Quindi, da un certo punto di vista, esiste quel minimo di libertà che ci permette di valutare il merito, esiste, o perlomeno non è stata ancora messa in discussione dalle conoscenze attuali. Benissimo, però questo non ci esime dal farci la domanda seguente, che è una domanda invece direttamente di filosofia morale. Cioè, quando è appropriato, quando è opportuno valutare il merito? No, si parlava prima di varie concezioni della pena e del diritto penale. Quando è opportuno mitigare il retributivismo e quando invece è opportuno valutare le persone esclusivamente in base al loro merito, quando per esempio si conduce un processo penale. Oppure valutazione anche scolastica, universitaria. Quando è opportuno trattare gli studenti come se meritassero, valutare gli studenti semplicemente in base a ciò che hanno prodotto, o quando invece è opportuno anche considerare altre circostanze, come gli studenti sono arrivati fin lì, quali sono state le loro circostanze di crescita, eccetera. Queste sono tutte domande che, insomma, una volta che sappiamo che possiamo valutare il merito, rimangono aperte. Quindi la mia discussione sarà appunto su questo, su quando è evitabile, inevitabile, appropriato, inappropriato usare criteri di merito. Partirò da un argomento molto celebre della filosofia morale del Novecento, che si deve a Peter Frederick Strawson, che riguarda l'inevitabilità dei giudizi, di alcuni giudizi di merito, e l'argomento delle attitudini reattive. Sempre partendo da Strawson, parlerò invece di come le stesse attitudini reattive di valutazione del merito possano a volte essere mitigate, e quindi quando in quali circostanze sia invece appropriato evitare di usare criteri di merito. In particolare mi focalizzerò su una simmetria tra giustizia distributiva e retributiva che caratterizza un po' il pensiero, se vogliamo, pensiero libero al contemporaneo. E infine parlerò brevissimamente di un altro possibile argomento che ci aiuta a capire, perlomeno se ci teniamo all'eguaglianza, se siamo egualitaristi, a capire quando è meglio esimerci dal considerare il merito, da dare così tanto spazio al merito. Però partiamo dall'isolare il merito. Parliamo di cercare di capire di che cosa parliamo quando parliamo di merito. E in particolare credo sia importante distinguere il merito come criterio di assegnazione di oneri, benefici, beni, servizi, eccetera. Distinguiamolo almeno, da un lato, dal merito puramente istituzionale. Cos'è il merito puramente istituzionale? A volte noi diciamo che le persone meritano qualcosa semplicemente perché c'è un insieme di regole all'interno di un contesto istituzionale che assegna, in base a quelle regole, alcuni benefici, oneri, eccetera, ad alcune persone che si siano comportate in un certo modo. C'è una regola del Collegio Ghislieri che dice che chi ha la media penso ci sia ancora, che mantiene la media del 27, fa tutti gli esami entro l'anno, può mantenere il posto, no? Allora si può dire che gli studenti che mantengono la media del 27 e danno tutti gli esami entro l'anno meritino di rimanere all'interno del collegio. Però questa è una concezione puramente istituzionale di merito. Semplicemente il meritare vuol dire, semplicemente in questo caso, queste persone si sono comportate nel modo che le regole stabiliscono è necessario e sufficiente per l'assegnazione di un certo beneficio. Punto. Però, quando parliamo di merito in generale, dobbiamo necessariamente prescindere dal contesto istituzionale. Perché? Perché dovremmo giudicare anche quel contesto istituzionale. Ok? Perché vogliamo usare i criteri di merito per giudicare anche quel contesto istituzionale, per giudicare anche quelle regole,
per giudicare, per esempio, se quelle regole sono sufficientemente sensibili al merito, ok? E poi c'è un altro modo di usare la parola merito, il verbo meritare nel linguaggio ordinario, che è invece puramente generico, no? A volte diciamo che le persone meritano qualcosa semplicemente quando vogliamo dire che è giusto, che è adeguato, che un qualcosa sia assegnato a qualcuno, no? Vediamo una persona al lato della strada che sta chiedendo elemosina e diciamo quella persona meriterebbe, avrebbe meritato di più dalla vita o qualcosa del genere. Non sappiamo nulla di quella persona, non sappiamo assolutamente come quella persona sia vissuta in quel momento, e quello è un giudizio ovviamente basato semplicemente su criteri di necessità, di compassione. Usiamo a volte la parola, perlomeno il verbo meritare può essere usato in questo senso, ma è un senso puramente generico, analogico. Quindi prescindiamo da questi due sensi, quello istituzionale e quello generico, e diciamo invece che un'assegnazione basata sul merito, che cosa prevede? Prevede innanzitutto una base del merito, che è una valutazione del carattere o dell'azione di un agente. E prevede che questa base di merito sia utilizzata come criterio appunto per l'assegnazione di un beneficio, un onere, che può essere un premio, una punizione, ma anche, come vedremo più avanti, delle risorse, o perfino un posto all'interno della scala sociale. Quindi che cosa necessariamente utilizzare il merito come criterio di assegnazione esclude? Esclude altri criteri che usiamo usualmente come criteri di assegnazione. Criteri individualistici, ok, legati a una valutazione che facciamo su una persona singola, come può essere il caso per esempio della valutazione di necessità, quello che dicevo prima, no? La persona povera che pensiamo necessiti di più di quello che ha per poter avere una vita dignitosa, oppure criteri collettivi che usiamo guardando la società nel suo complesso, come ad esempio efficienza, eccetera. Allora, Strawson, Peter Frederick Strawson, figura centrale della filosofia analitica del Novecento, collega di Hart, di cui si parlava prima, a Oxford, filosofo che si è occupato praticamente di tutto, e autore di questo articolo che è forse l'articolo di filosofia morale più citato in assoluto di tutta la filosofia del Novecento, che si chiama, ha un titolo bellissimo, si chiama Freedom and Resentment, libertà e risentimento. E ho deciso di citare questa frase perché mi piace moltissimo, quando dice "What I have to say consists largely of commonplaces", no? Quello che dirò consiste in gran parte di luoghi comuni. E però sono luoghi comuni, come vedremo, estremamente pregnanti. Allora, quando Strawson scrive l'articolo del 62, che in realtà è una conferenza alla British Academy, quando Strawson scrive, ovviamente, molte delle cose di cui ha parlato prima Mario De Caro non erano ancora state, molti degli esperimenti di cui ha parlato prima Mario De Caro non erano ancora stati fatti, la psicologia sociale era agli albori, le scienze cognitive praticamente quasi, sì, anche quelle erano proprio agli albori degli albori. Però esisteva già il dibattito tra compatibilisti e incompatibilisti, che è un dibattito che forse è vecchio quanto l'intera storia della filosofia. E cosa si intende tra compatibilisti e incompatibilisti? Che cos'è la compatibilità di cui stiamo parlando? È una compatibilità o incompatibilità tra, da un lato, assunzione o assegnazione di responsabilità, e dall'altro, almeno nella filosofia contemporanea, lo stato dell'arte delle conoscenze scientifiche riguardo a causalità e libero arbitrio. Cioè, i compatibilisti sono quelli che dicono noi possiamo, in base alle conoscenze scientifiche che abbiamo oggi riguardo a causalità e libero arbitrio, quindi in base a tutto quello di cui parlava Mario prima, possiamo continuare a usare pratiche che prevedano l'assegnazione di responsabilità. Gli incompatibilisti sono invece quelli che negano questo, sono quelli che dicono no, in base a quello che sappiamo di come funziona il cervello umano, di come funziona la coscienza, eccetera, eccetera,
dobbiamo rinunciare a pratiche che prevedano l'assegnazione di responsabilità e quindi dobbiamo passare a un modello diverso, come ad esempio il modello puramente utilitaristico. Queste cose esistevano già all'epoca di questo tipo di dibattito esisteva già all'epoca di Strawson, e già esisteva la classica mossa compatibilista di dire che possiamo continuare ad assegnare ad avere pratiche di assegnazione di responsabilità semplicemente per le loro validità sociale, semplicemente perché sono utili. Quindi possiamo continuare a considerare le persone responsabili anche se non sono, anche se dobbiamo rigettare la concezione forte di responsabilità, anche se il libero arbitrio è un'illusione, semplicemente perché ci è utile, ok? Attribuire responsabilità, okay? A delle persone, in qualche modo oserei quasi dire fare finta che le persone siano responsabili, c'è persino utile, ha una sua utilità sociale. E Strawson parte da lì e dice: ma questo tipo di risposta al problema della responsabilità è una risposta semplicemente che è allo stesso tempo troppo facile e sbagliata. È un tipico caso di, nella filosofia contemporanea si direbbe di wrong kind of reason, è un tipo di ragione sbagliata, okay, per difendere la responsabilità. È profondamente inadeguato giustificare in questo modo, giustificare esclusivamente per la loro utilità sociale pratiche come punizione, biasimo, eccetera, che prevedano un'attribuzione di responsabilità. Perché? Perché queste pratiche, necessariamente, noi le dobbiamo giustificare, anzi, non tanto queste pratiche, ma ogni tipo di azione all'interno di questa pratica, noi la dobbiamo giustificare soprattutto e principalmente alla persona che questa pratica la subisce. Okay? Quando noi attribuiamo un premio, okay, noi dobbiamo giustificare alla persona che abbiamo premiato e ovviamente anche a quelli che non abbiamo premiato, perché lo abbiamo fatto. E se noi diamo all'assegnazione di premi semplicemente un valore di utilità sociale, non stiamo dando nessuna giustificazione della pratica alle persone che da questa pratica ricevono dei benefici o degli oneri. Pensiamo a quanto questo è particolarmente insidioso nell'assegnazione di una pena. Alla persona che riteniamo colpevole semplicemente perché è socialmente utile ritenerla colpevole, non stiamo giustificando affatto la nostra ritenerla colpevole, non stiamo giustificando affatto il metterla, magari l'attribuirle una punizione, perché non stiamo giustificando, perché stiamo facendo quella cosa specificamente a lui o a lei. E quindi Strawson dice: questo tipo di compatibilismo lo dobbiamo escludere. Le dobbiamo escludere. Allora, su che cosa possiamo invece focalizzarci se vogliamo difendere pratiche che prevedano l'assegnazione di responsabilità? E Strawson suggerisce: dobbiamo focalizzarci su quelle che lui chiama le attitudini reattive, le reactive attitudes, che dice caratterizzano necessariamente quasi ogni relazione interpersonale. Che cosa sono queste attitudini reattive? Sono delle reazioni emotive, ma allo stesso tempo cognitive, che noi possiamo comunque giudicare. Non sono delle pure sensazioni come l'avere fame o l'avere freddo. Sono delle reazioni emotive, ma che hanno un contenuto, che hanno una giustificazione, che hanno un contenuto, e che noi produciamo come reazione appunto a come altri si comportano. Allora, qui uso dei termini più della filosofia contemporanea che di Strawson stesso. Nella filosofia contemporanea si tende a distinguere tra le attitudini reattive di terza persona e di seconda persona. Cosa sono le attitudini reattive di terza persona? Sono appunto le reazioni, di nuovo, emotive, ma con un contenuto che noi possiamo identificare ben preciso, ok? Sono emozioni che sappiamo perché abbiamo, ok? E che possiamo spiegare ad altri, ok? A
cose che hanno fatto dei terzi rispetto ad altri terzi, ok? Quindi quali sono queste attitudini? Biasimo, ammirazione, eccetera. Quando biasimiamo qualcuno è perché attribuiamo una colpa per qualcosa che non è stato fatto direttamente. Similarmente, quando ammiriamo qualcuno, stiamo diciamo, valutando positivamente qualcosa, stiamo avendo una reazione positiva a qualcosa che una persona ha fatto, ma che magari non ci coinvolge personalmente. Poi ci sono le reazioni invece di seconda persona, che sono in realtà quelle su cui inizialmente Strawson si focalizza, che sono quelle che sono reazioni emotive a ciò che è stato fatto direttamente a noi. E riguardano, quindi, e concernono per esempio la gratitudine e il risentimento, che dà il titolo all'articolo di Strawson. Ok, quindi come risentimento, la maniera in cui lo definisce Strawson è una, in qualche modo, una delusione dall'aver visto che un altro non ci tratta con quella minima non dà a noi quella minima come dire, quella minima cura morale che tutte le persone si dovrebbero dare l'una all'altra. E poi possiamo immaginare anche attitudini reattive di prima persona, quindi autovalutazioni di nuovo emotive ma cognitive di cose che abbiamo fatto in passato, quindi la colpa, eccetera. Allora dice Strawson, queste attitudini reattive esistono, caratterizzano ogni relazione umana, praticamente compresa con noi stessi. Siamo abituati a giudicarle, ok? Siamo abituati a giudicare queste attitudini come appropriate, inappropriate, ben fondate, mal fondate, eccetera. Ma tutto questo indipendentemente dalla verità sul determinismo libero arbitrio. Noi siamo abituati, okay, a giudicare questo tipo di attitudini, a pensare che alcune volte siano sbagliate, alcune volte siano eccessive, alcune volte siano appropriate, alcune volte siano troppo moderate rispetto a quello che è successo, ma senza abbiamo tutti dei criteri di valutazione di queste reazioni che prescindono completamente dalla verità o meno di determinismo e libero arbitrio. E sembra dire Strawson, se dico sembra dire perché è un articolo in realtà contiene anche elementi un po' di cripticità, quindi sto dando, se vogliamo, una possibile interpretazione. Però Strawson sembra dire è l'umanità stessa di queste attitudini reattive, il fatto che siano così umane, che noi non possiamo completamente, non possiamo avere una valutazione critica di tutte queste nel loro complesso, non possiamo non ragionare in termini di attitudini reattive a darci la giustificazione. È per quello che noi, rispetto a queste pratiche, è per questo che noi non possiamo prescindere dall'usare queste pratiche, non perché siano compatibili con quello che sappiamo riguardo alle conoscenze scientifiche, ma perché sono estremamente umane, sono così umane in qualche modo che noi non possiamo esimerci da continuare ad utilizzarle. Ok, allora noi non possiamo adottare un punto di vista critico rispetto alle attitudini reattive nel loro complesso. Non possiamo esimerci dall'utilizzare almeno in parte le attitudini reattive nelle nostre relazioni interpersonali. Quello che possiamo fare però, e che facciamo molto spesso, e che ancora e anche una volta è un'attitudine estremamente umana, è mitigare a volte queste reazioni, ok? O persino esimerci dall'adottarle in casi specifici. Dice Strawson, ci sono due punti di vista nelle relazioni umane che possiamo utilizzare. Uno, quello che possiamo definire standard, è il punto di vista partecipativo. E il punto di vista partecipativo prevede l'utilizzo delle attitudini reattive con piena forza, ok? Quando siamo in un punto di vista partecipativo con altri, quando trattiamo altri con un punto di vista partecipativo,
usiamo tutta la gamma completa delle attitudini reattive. Quindi questo vuol dire che attribuiamo, magari più o meno inconsciamente, però piena responsabilità alle persone con cui stiamo trattando, li trattiamo come equipartecipanti al discorso morale, okay? Che vuol dire che pretendiamo che loro appunto ci diano quel minimo di attenzione morale di cui parlavo prima, e quindi li trattiamo come target perfettamente adeguati di attitudini reattive. Se ci trattano male abbiamo risentimento, se trattano male altri li biasimiamo, li colpevolizziamo, eccetera, eccetera. E se si comportano bene verso di noi, ne siamo grati, se si comportano, se fanno qualcosa di grandioso, li ammiriamo, eccetera, eccetera. Però, dice Strawson, a volte noi postiamo, ed è che questa è un'attitudine perfettamente umana, e lo facciamo tutto il tempo, possiamo in qualche modo mettere da parte alcune di queste attitudini reattive, possiamo adottare il punto di vista oggettivo, ok? Che include una scarsa o nessuna attribuzione di responsabilità. Trattiamo gli altri come agenti a volte parziali, partecipanti imperfetti del discorso morale, non pretendiamo da loro tutto quello che pretendiamo da altri, e rinunciamo semplicemente a molte delle attitudini reattive che abbiamo in generale. Allora uno potrebbe chiedersi, visto che abbiamo a disposizione questo punto di vista, visto che abbiamo a disposizione questo punto di vista oggettivo, con cui rinunciamo in parte alle attitudini reattive, se il determinismo fosse vero, ok? Quindi, se non ci fosse veramente libero arbitrio, allora dovremmo universalizzare il punto di vista oggettivo? Dovremmo trattare tutto, dovremmo abolire completamente le attitudini reattive e trattare le persone come prive di responsabilità? E la risposta di Strawson, se vogliamo, non è una risposta pienamente, come dire, concettuale, ma è di nuovo una risposta che ci rimanda all'estrema umanità di queste pratiche. No? Strawson dice, questo è praticamente inconcepibile, praticamente, l'avverbio praticamente in italiano lo usiamo a volte come intercalare, ma in questo caso praticamente vuol dire dal punto di vista pratico, cioè dal punto di vista delle nostre pratiche sociali, è inconcepibile. Non è possibile abbracciare completamente l'atteggiamento oggettivo con tutti gli altri esseri umani con cui ci confrontiamo, perché questo vorrebbe dire praticamente non avere più relazioni interpersonali valide, non avere più relazioni interpersonali che abbiano significato praticamente con nessuno. Né, quindi, possiamo basare completamente l'atteggiamento oggettivo sul determinismo. Perché non possiamo basare completamente l'atteggiamento oggettivo sul determinismo? Perché abbiamo già dei motivi per adottare il punto di vista oggettivo che non sono legati al determinismo. Okay? E quali sono questi motivi? Quando è che è adeguato, secondo le pratiche che adottiamo quotidianamente, quando è che è adeguato adottare il punto di vista oggettivo? Quando è che quindi possiamo evitare di usare, di attribuire responsabilità e quindi evitare di usare il merito? Strawson fa una serie di esempi che sono, se vogliamo, abbastanza, non particolarmente ricercati, certo non era la sua idea dare una disamina completa. Parla di bambini, parla di persone con deficit cognitivi, persone, dice, sotto ipnosi, intossicate, che non sono veramente se stesse. Aggiunge anche, e questo ovviamente è un ulteriore livello di complicazione, persone sfortunate nelle loro circostanze formative. Allora, io invece sono andato a prendere i criteri che un filosofo contemporaneo molto strossoniano, Gary Watson, include in un testo che è una specie di, come dire, rivalutazione in termini contemporanei di Strawson. E Watson dice semplicemente, ha senso adottare il punto di vista oggettivo con tutte quelle persone che non riteniamo soggette alle stesse pretese morali di noi stesse, con tutte le persone a cui non possiamo domandare, non possiamo pretendere, okay, che si comportino verso di noi con quel minimo di attenzione morale che, di cui appunto parlavo prima, che è la base di qualunque relazione interpersonale. E dice Watson una cosa molto interessante. Perché dobbiamo adottare il punto di vista oggettivo in quel caso?
Perché le attitudini reattive, okay? Il risentimento, il biasimo, eccetera, non sono altro che forme incipienti di comunicazione. Quando noi proviamo risentimento verso una persona, è come se nella nostra testa in qualche modo stessimo già comunicando con quella persona. Okay? A volte lo facciamo veramente. A volte lo esprimiamo risentimento, però a volte semplicemente è interno, ma anche in quel caso è quasi come se noi stessimo già comunicando con quella persona, stessimo dicendo con quella persona, ma perché ti sei comportato, perché in quel momento non mi hai dato quel minimo di attenzione morale che dovrebbe essere dato a tutti, oppure quel minimo di attenzione morale in più che dovrebbe essere dato tra amici o tra familiari, eccetera. Le attitudini reattive, per quanto siano emotive, sono comunque forme incipienti di comunicazione, sono in qualche modo comunicazione in nuce, e la comunicazione richiede comprensione. Quindi noi è non solo naturale, ma giusto e adeguato interrompere le attitudini reattive con persone a cui la nostra comunicazione sarebbe inefficace, che non potrebbero comprendere, okay, le pretese che noi stiamo ponendo su di loro. E quindi, di nuovo, i casi sono abbastanza sono simili a quelli, se vogliamo, portati da Strauss. Bambini piccoli, persone con gravi deficit cognitivi, a volte anche persone che invece sono cognitivamente perfettamente abili, ma che in un momento specifico, per qualunque motivo, hanno perso cognizione o sono estremamente sotto stress, eccetera. Allora, per concludere questa discussione su Strawson e Watson, che interpreta Strawson, il determinismo, che sì, forse non l'abbiamo definito prima, il determinismo è l'idea che non esista causa libera, che tutto sia predeterminato. E quindi ovviamente che non esista libero arbitrio, perché il libero arbitrio è una forma di causa libera. Il determinismo, la verità o meno del determinismo, non solo non condiziona l'adozione dei punti di vista oggettivo e partecipativo, okay, ma è addirittura incompatibile con l'esistenza dei due punti di vista. Okay? Ma questi punti di vista, ma la nostra adozione dei due punti di vista è troppo centrale nelle pratiche sociali e nelle relazioni interpersonali perché noi ne possiamo adottare un punto di vista completamente critico. Noi magari possiamo rinunciare a condurre il diritto penale in una certa maniera. Ma non possiamo completamente rinunciare a qualunque tipo di attitudine reattiva. Non possiamo rinunciare ad essere grati, almeno quando i nostri amici ci fanno qualcosa di gradevole o a provare risentimento quando ci sentiamo traditi. È troppo centrale nelle nostre relazioni interpersonali adottare a volte delle attitudini reattive. A volte ci possiamo rinunciare, ma appunto richiede un motivo che non è legato al determinismo. Quindi abbiamo sconfitto in qualche modo la sfida deterministica, abbiamo ragione per adottare a volte un punto di vista che valuti il carattere o l'agire di un agente. Ci rimane però la domanda di quando è appropriato farlo. Quando è appropriato, in qualche modo, ritorno alla domanda iniziale, quindi concentrandoci in particolare sull'assegnazione di beni, di servizi, di oneri, di benefici, eccetera, quando è appropriato adottare il punto di vista partecipativo e assegnare queste cose in base al merito. Quindi con criteri, come dicevo prima, basati su quello che una persona ha fatto, sul suo carattere, eccetera. È appropriato in casi come l'assegnazione di premi, o il giudizio scolastico, universitario, eccetera. È appropriato nella giustizia cosiddetta retributiva, quindi nel diritto penale, o è appropriato anche nella giustizia distributiva, cioè nella distribuzione di risorse, benessere all'interno di una società? Queste sono domande che, anche quando sappiamo che a volte giudicare per merito è appropriato, rimangono ovviamente aperte. Allora, riguardo all'appropriatezza dell'utilizzare criteri di merito
per l'assegnazione di, come dicevo, varie cose. Mi interessava presentare questa questa grande asimmetria che poi definisco asimmetria libera. Giulio, scusa se mi permetto, ma se dobbiamo lasciare un po' di spazio al dibattito, sentiamo anche Alessandro, ma hai parlato 40 minuti. Scusate, purtroppo non sto guardando l'ora. Allora Giulio, se hai ancora qualche minuto non c'è nessun problema, ecco, vai pure verso le conclusioni e poi insomma vediamo quante domande ci sono. Comunque avviati pure verso conclusione, prenditi ancora qualche minuto. 5 minuti. Va bene. Allora, che cosa intendo per la simmetria libera? Banalmente per libera, lo sto usando libera nel senso del americano, quindi libera vuol dire banalmente, se vogliamo, di sinistra. Esiste all'interno della coscienza, in qualche modo, liberal, c'è questa specie di, se vogliamo, persino cliché, secondo cui è a volte appropriato usare valutazioni di merito appunto nella giustizia retributiva, quindi nella valutazione delle colpe degli individui all'interno del diritto penale, almeno in assenza di condizioni esineranti. Okay? Quindi è abbastanza appropriato che le persone possano, se non essere punite, almeno essere colpevolizzate per quello, esclusivamente per quello che hanno fatto. Okay? E che noi possiamo quindi cambiare atteggiamento verso le persone a seconda di quello che hanno fatto, almeno in assenza di condizioni esoneranti. Mentre il merito è sempre inappropriato quando è usato come criterio invece in giustizia distributiva. Quindi le persone possono meritare una pena, un premio, almeno in circostanze appropriate, ma mai, non esiste mai un merito di un compenso, un profitto, o più in generale un determinato posto nella scala sociale. I due libri che sono lì nella slide sono due libri molto recenti del 2020 entrambi, uno di Michael Sandel, l'altro di Daniel Markovitz, quindi un filosofo e un giurista, che sono attacchi abbastanza diretti all'idea prevalente all'interno della società americana che il merito debba giocare un ruolo importante anche fino al punto da determinare appunto il posto di una persona nella scala sociale. Ora, questa grande asimmetria libera, il merito è appropriato nella giustizia retributiva, è inappropriato invece nella giustizia distributiva, è effettivamente plausibile? Io credo di sì, e presento qui due argomenti a sostegno. Il primo è questo, che in pratiche come la giustizia penale, il giudizio scolastico, l'assegnazione di premi, eccetera, le attitudini reattive di merito o demerito hanno un ruolo costitutivo. Queste pratiche sono immaginabili, sono inconcepibili, senza che ci sia un giudizio di merito di fondo. Giudizio di merito che poi possiamo ovviamente mitigare in alcune circostanze, quando ci rendiamo conto che le circostanze in cui sono vissute le persone possono aver avuto un ruolo nelle decisioni che hanno preso, eccetera, eccetera. Ma queste pratiche sono inconcepibili senza un certo tipo di valutazione rispetto a quanto una persona ha fatto. Mentre non è assolutamente così per il mercato. Qualunque tesi noi abbiamo su perché sia nato il mercato, quindi tesi diciamo genealogiche, sia tesi invece valutative sul perché sia appropriato o meno che alcuni beni siano distribuiti esclusivamente con logiche di mercato, o che ruolo debba giocare il mercato all'interno di una società, eccetera, eccetera, non sono tesi che necessariamente debbano contenere un riferimento al merito. Di sicuro il mercato non è nato per quello, non è automatico pensare, non è nemmeno naturale pensare che
le attitudini reattive di merito abbiano giocato un ruolo nel progressivo sviluppo, okay, del mercato. Quindi, già il primo argomento, diverso ruolo costitutivo di pratiche di attitudini reattive, da un lato in pratiche di giustizia retributiva, dall'altro nel mercato, che è il principale ambito in cui giudichiamo, in cui utilizziamo la giustizia distributiva. Il secondo argomento è che una valutazione di giustizia retributiva è necessariamente, almeno in parte, individuale. Quando noi giudichiamo una persona retributivamente, necessariamente giudichiamo quella persona. Mentre una valutazione di giustizia distributiva è necessariamente collettiva. Non possiamo giudicare la giustezza di una particolare assegnazione distributiva, ok? Quindi come sono distribuite le risorse all'interno di una società, senza considerare la società nel suo complesso. Allora, questo ci dà un ottimo motivo per escludere il merito dalle valutazioni di giustizia distributiva, proprio perché le valutazioni di giustizia distributiva necessariamente prescindono dall'individuo e sono invece legate alla collettività. Quindi abbiamo almeno due motivi per limitare l'uso di parametri di merito nella giustizia distributiva. Quindi possiamo dire che la grande asimmetria liberal di cui dicevo prima è quantomeno plausibile. E in generale possiamo dire che la valutazione positiva di cose come produttività, l'ingegno, lo sforzo, il talento, che sono ovviamente tutte le valutazioni positive che si fanno all'interno del mondo del lavoro e quindi del mercato, non implica necessariamente che le persone meritino i prodotti del proprio lavoro. Questo perché abbiamo altri modi per valutare positivamente, okay, gli sforzi, l'ingegno delle persone, che non sia semplicemente accettando che le persone meritino, okay, i prodotti del proprio lavoro. Allora, qui con una specie di battuta finale, piaceva presentare questo esempio, no? A volte si sente usualmente dire che, non lo so, che almeno persone come Elon Musk sicuramente meritano il loro reddito e la loro posizione sociale, okay? Perché hanno avuto una qualche intuizione o ingegno particolarmente ammirevole, ok? E quindi cioè, almeno Elon Musk, magari il figlio dell'imprenditore non merita nulla, ma almeno Elon Musk, ok, il grande inventore, almeno lui, o almeno Bill Gates, o almeno, non lo so, almeno Farinetti, che è stato ospite, qua, almeno loro meritano i frutti del loro lavoro. In realtà non è necessario dire tutto questo, perché noi abbiamo altri modi per valutare positivamente e più direttamente, in una maniera più adeguata, più diretta, cose come l'ingegno, lo sforzo, eccetera. Ok? Allora, non per fare un'apologia dell'Unione Sovietica, però è interessante come in italiano, quando parliamo di una persona che meritiamo positivamente, no, per il suo sforzo, per la sua attitudine al lavoro, diciamo, è uno stacanovista. Effettivamente, se ci pensiamo, abbiamo un altro modo per valutare positivamente l'ingegno, lo sforzo, eccetera, che è appunto assegnando dei premi o, come in questo caso, facendo delle statue, ricordando una persona. Queste sono valutazioni dirette, ok? Perché sono individuali, ok? Perché sono individuali, perché sono legate direttamente alle attitudini reattive di cui parlavo prima, con cui possiamo valutare anche cose come l'ingegno, la produttività, eccetera. Quindi una distribuzione sociale che sia puramente basata sul merito è prima di tutto inappropriata perché, come dicevo, se noi vogliamo valutare il merito, allora ci sono pratiche più adeguate per farlo.
E poi perché sarà necessariamente imperfetta, perché dovremo continuare a... ci costringerà a continuare in realtà a ridistribuire, perché vedremo che le persone che hanno meritato in realtà non sono veramente quelle che hanno di più, ma perché hanno, insomma, valutiamo cose differenti, perché andiamo a vedere come una persona è vissuta, eccetera, eccetera. E quindi... una distribuzione sociale basata puramente sul merito appare sostanzialmente come una chimera. E con questo concludo, non tratterò l'ultima slide, semplicemente per motivi di tempo. Quindi per concludere, i giudizi di merito sono da un certo punto di vista inevitabili, perché le attitudini reattive che sono informate dai giudizi di merito sono, niccianamente si direbbe, umane, troppo umane, per poterne avere un approccio completamente critico. Non possiamo esimerci dall'essere creature che utilizzano le attitudini reattive. Il punto di vista oggettivo in cui sospendiamo i giudizi di merito esiste, è sempre disponibile, ma non per ragioni legate a determinismo e libero arbitrio. Abbiamo altre ragioni per cui possiamo a volte sospendere le attitudini reattive. Infine, i giudizi di merito hanno circostanze di appropriatezza, sono a volte appropriati, a volte inappropriati, anche qui indipendentemente dal libero arbitrio, e in particolare nelle ultime slide ho provato a difendere quindi la simmetria libera, cioè l'idea che siano particolarmente appropriate in pratiche di giustizia retributiva e particolarmente inappropriate in pratiche di giustizia distributiva. Questo sono un paio di testi per chi volesse saperne di più. Grazie e scusate per il tempo. Grazie, grazie mille a entrambi i relatori, che abbiamo un po' sforato con i tempi, però se Mario De Caro e Giulio Fornaroli sono d'accordo, io darei spazio a eventuali domande. Vale la solita regola di questi incontri: chi volesse intervenire utilizza il pulsante alza la mano nella barra degli strumenti di Zoom. Ecco, se ancora non vi sono domande, nel frattempo ne pongo una io a entrambi per rompere il ghiaccio. È la prima volta questa sera, fra i vari incontri, no, in cui hanno parlato i personaggi più diversi, no? Giulio ha prima citato l'esempio dell'imprenditore, ma hanno parlato anche accademici. È la prima volta un uomo di finanza. È la prima volta stasera che non ho sentito parlare di fortuna come elemento che in qualche modo va ad influenzare il merito. Vorrei chiedere ad entrambi se si possa inserire il concetto di fortuna inteso in senso moderno, non come lo intendevano gli antichi, all'interno di queste vostre analisi. Chiederei prima a Mario De Caro e poi a Giulio. La domanda è ottima. In verità c'è un dibattito enorme, soprattutto in ambito anglosassone, sulla cosiddetta moral luck, cioè la fortuna morale che è parte essenziale della nostra vita. Non vuol dire naturalmente necessariamente caso o indeterminismo, potrebbe essere anche determinata, ma comunque non dipende dalle nostre scelte, sicuramente. Un esempio è per esempio in ambito giuridico, no? Se voi trovate allora due ragazzastri ubriachi che fanno le corse con la macchina di notte, andando a tutta velocità in città, uno investe un pedone e lo uccide, l'altro invece non succede niente. Uno viene condannato per omicidio perlomeno colposo, l'altro per eccesso di velocità e magari guida in stato di ebbrezza. C'è una differenza profonda nella pena e tuttavia sembrerebbe che in qualche modo le intenzioni erano identiche. Il comportamento appunto colposo è criminoso, praticamente era comune, e però le conseguenze sono identiche. Allora, alcuni filosofi dicono che questo è ingiusto, che bisognerebbe dare la stessa pena, e invece altri dicono che la fortuna morale è parte essenziale delle nostre vite, e è inutile cercare di, come dire, ignorarla. Ecco, vabbè, adesso non si può esporre tutte le varie posizioni. Io però sono abbastanza simpatico con quelli che dicono che bisognerebbe appunto usarla come attenuante, se non altro.
Però vabbè, è un discorso complesso, però la domanda che hai toccato, Alessandro, che hai fatto è ottima. Grazie. Chiedo anche a Giulio se... Sarei curioso, perché appunto non ho potuto seguire gli incontri precedenti, quindi sarei curioso di sapere che cosa si è detto sulla fortuna in precedenza. È interessante come la fortuna possa essere un ottimo motivo, di nuovo, ritornando a quello che dicevo prima, possa essere un ottimo motivo per rimarcare ancora una volta l'inadeguatezza di giudizi individuali alla base di criteri distributivi. Di giudizi legati al merito alla base di giudizi distributivi. E invece come la fortuna giochi un ruolo forse molto meno importante per quando decidiamo di sospendere le attitudini reattive. Il fatto che la fortuna abbia giocato, che ci sia un elemento di caso, ci sia anche un elemento di caso, in come una persona si sia comportata verso di noi o anche verso terzi, non sembra necessariamente giocare un ruolo così fondamentale nella nostra decisione di quale attitudine mostrare verso quella persona. No? Nell'esempio che faceva prima Mario, possiamo discutere di quanto la legge ovviamente debba giudicare i due casi. Però quello che non possiamo, che diventa molto difficile discutere invece, è che sia del tutto naturale che le persone, almeno direttamente coinvolte, abbiano una reazione completamente diversa in due casi. Cioè è del tutto naturale che i parenti della persona, non ricordo se avessi parlato di uccisione o di ferimento e basta, è del tutto naturale che i parenti le persone care della persona uccisa abbiano ovviamente un'attitudine di risentimento fortissimo verso quello che considerano a tutti i livelli come quasi un assassino, anche se sanno benissimo, perché lo sappiamo tutti, che in qualunque incidente stradale è ovvio che c'è un elemento di caso, perché per il banale motivo che se la mia macchina non fosse stata lì in quel momento non ci sarebbe stato l'incidente. E quindi sembra come la fortuna, da un lato, sì, dal punto di vista delle nostre pratiche legali, possiamo decidere di quanto farla contare, quanto farla valere come attenuante, eccetera, ma dal punto di vista invece delle nostre pratiche più interpersonali, non siamo così propensi a usare la fortuna come un criterio per esimerci dall'avere delle attitudini negative molto forti. Alessandro, posso aggiungere una cosa che forse certo. Era lo spirito della tua domanda, ripensandoci. Sono d'accordo con quello che ha detto Giulio, però su un altro tema, cioè in qualche modo il merito non necessariamente va in senso anti-egalitario, nella misura in cui può in certi casi proprio, come dire, attenuare gli effetti della fortuna nella vita delle persone, in particolare rispetto alla fortuna di nascere in una certa condizione sociale o culturale. Per esempio, quando in Francia nel 68, una delle grandi acquisizioni del 68 è stata proprio la formazione delle grandi scuole, che hanno dato modo con forti borse di studio, che hanno dato modo proprio a chi, agli studenti bravi ma da condizioni sociali svantaggiate, di essere accettati e di dunque su quella base combattere alla pari con chi aveva dei vantaggi derivati dalla nascita. In Italia non è tanto così. L'Italia, adesso che è uscito dal Regno Unito, è il paese europeo con la minore dinamica sociale. Cioè, chi è nella classe bassa resta nella classe bassa e le successive generazioni di quella famiglia ci resteranno molto probabilmente, e viceversa. Questo perché il merito non paga, non viene riconosciuto in effetti. Cioè, ognuno resta dov'è, quali che siano i suoi meriti. Grazie, grazie davvero. Non so se ci siano altre domande, altrimenti, visto che si è fatto veramente molto tardi,
Io mi sento di ringraziare i nostri relatori, il professor Mario De Caro, il dottor Giulio Fornaroli, per queste esaudienti ed interessanti presentazioni. La mia speranza per entrambi è che possiate presto tornare o venire qui a Pavia, qui in collegio, per parlare ancora di problemi legati al merito o altre questioni che possano essere legate alle vostre ricerche scientifiche ed accademiche. È stato davvero un grande piacere ed un grande onore avervi qui entrambi, e davvero un grazie di cuore da parte del Collegio Chislieri a voi e a chi si è collegato questa sera. Grazie Alessandro. Grazie per l'invito. Grazie mille, a presto. A presto.